Partiti in polizia nel 65, 13 dicembre 65, sono andato a Nettuno, Caserta, poi Brescia, poi a Milano, da lì poi a Trento, squadra mobile. Ho stato bene fino a 40-45 anni, ho cominciato ad avere qualche problema alle ginocchia, specialmente il destro, e infatti poi il dottor Morci Andrea mi ha operato ad entrambe le ginocchia a distanza di un anno da là di menisco. Dopo una decina di anni ho cominciato ad avere problemi, sempre al ginocchio destro, per la cartilagine che stava andando in frantumi. Zoppicavo, non potevo forzare sulla gamba i pesi, se prendevi i pesi sentivo il dolore. E quindi dopo qualche anno avevo già preventivato che dovevo cambiare l'ammortizzatore. Ho resistito ancora per molti anni, però zoppicavo, non potevo fare più niente. Alla fine mi sono deciso per la protesi. Quindi era in lista solo il ginocchio destro. Nei 4 mesi di attesa di fare il sinistro ha detto: "E a me basta". È crollato dalla sera alla mattina. Beh, Donato aveva un problema da molti anni che non riusciva a risolvere, aveva queste due ginocchia che gli facevano molto male, entrambe, e questo gli creava un sacco di problemi nel camminare, nell'autonomia. Tra l'altro una persona molto attiva, una persona diciamo con un carattere fortissimo, che quindi accettava assolutamente con sofferenza questa situazione. E quando è venuto da me mi ha chiesto: "Dottore, cosa posso fare?". Ho guardato le lastre e effettivamente lui aveva uno di quei casi in cui bisogna pensare che il problema non è solo un'articolazione, ma sono due. Il dottor Moci ha deciso di farle entrambi, di fare il bilaterale. Ci hanno presi per pazzi tutti e due, sia il dottor Moci che a me. Dice: "Ma come? Se ti va male, rimani sulla sedia a rotelle". Come potevo fare ad aiutarlo senza proporgli un lungo percorso, che è poi quello che molti fanno in realtà, cioè prima un'articolazione, una rieducazione e poi l'altra. Quindi sulla base di diciamo moderne informazioni scientifiche si è visto che poi alla fine in determinati pazienti con alta motivazione e con ovviamente determinate condizioni generali ottimali si poteva fare assolutamente un intervento bilaterale per affrontare una sola volta un intervento, una sola volta una rieducazione e quindi poi alla fine affrontare un percorso più impegnativo all'inizio però risolutivo in un solo momento. E sui 15 km ce la faccio. Ancora ne fai 21, 30, ne fai 21 no. Adesso in foresta. Mi sto attrezzando. Vabbè. Mi sono ripromesso che dalla clinica devo uscire senza stambelle e così è stato. Pomeriggio del giorno 1 ho fatto l'intervento. Sono andato tranquillo perché sapevo di essere in ottime mani. Le complessità che uno deve affrontare in sala operatoria e come organizzazione di sala anestesiologica e chirurgica sono ovviamente maggiori rispetto a un intervento monolaterale. E questa comporta un'anestesia diversa, una maggiore assistenza anestesiologica, un intervento che si ripete fondamentalmente, si fa prima un'articolazione e poi l'altra, e in questa maniera il tempo chirurgico è il doppio, quindi ovviamente bisogna controllare tutti gli aspetti che possono essere relativi a un intervento lungo due volte e un intervento normale.